Ecco qui. Sono un'insegnante di scuola primaria, mi chiamo Stefania Minatore e insegno da 16 anni al ICS Bovio Colletta di Napoli. Il ICS Bovio Colletta è sito nel quartiere San Lorenzo, che è un quartiere del centro storico, naturalmente come molti sanno, che è caratterizzato nell'ultimo decennio da un imponente flusso migratorio. Il 20% infatti della popolazione scolastica è caratterizzato dalla presenza di alunni stranieri. Inizialmente la maggior parte era di etnia cinese, attualmente invece si è ridotta la migrazione cinese, abbiamo alunni che appartengono soprattutto all'Europa dell'Est, alcuni alunni che provengono dal Ghana, dal Senegal e altri alunni che arrivano dalla Tunisia, dal Marocco e dall'Algeria. Quindi come si può evincere è una popolazione di alunni non italofoni piuttosto variegata. Nelle classi si può trovare anche più di un alunno naturalmente straniero che appartiene ad etnie diverse. Nel mio caso quest'anno ho un alunno di etnia macedone, un'alunna brasiliana ed un alunno cinese. Quindi con le caratteristiche poi dei vissuti che loro si portano dietro. Sono tutti alunni di seconda generazione, quindi sono nati in Italia e non hanno avuto alcuna esperienza nel loro paese d'origine, quindi chiaramente che si esprimono, tranne l'alunno macedone, si esprimono in un corretto italiano. In alcune classi ne possiamo trovare anche di più, soprattutto provenienti dall'Europa dell'Est. Naturalmente la platea scolastica che afferisce alla Bovio Colletta è caratterizzata anche da una grossa percentuale di alunni che presentano un vissuto caratterizzato da un disagio socioambientale. Naturalmente si tratta di alunni che provengono da un sottoproletariato urbano, che hanno famiglie dissestate, i cui genitori spesso sono agli arresti domiciliari o in galera, che praticano attività lavorative precarie, naturalmente con un vissuto quindi molto sofferto, molti bambini non vedono i papà per molto tempo, oppure con papà aggressivi, violenti, le famiglie sono caratterizzate per lo più da un modello maschile prevaricatore, aggressivo nei riguardi dei bambini. In più nelle classi, quindi oltre agli stranieri, al bambino con il disagio, che ha il vissuto caratterizzato da disagio socioambientale, c'è anche il bambino probabilmente con DSA non certificato e poi c'è l'alunno ovviamente disabile. Quindi la situazione delle classi è piuttosto composita. Come rispondiamo? Da questo insieme di alunni che presentano dei bisogni speciali è la maggioranza. Di conseguenza la scuola come risponde? Noi come ICS Bovio Colletta rispondiamo in questo modo. Innanzitutto per affrontare, per consentire l'inclusione degli alunni stranieri abbiamo innanzitutto formato dei docenti. Io sono una delle docenti che si è formato per l'insegnamento dell'italiano come L2 con il corso che è stato istituito dal MIUR. Che cosa pratichiamo in classe? Il potenziamento della lingua italiana quando è possibile lavorare individualmente con i ragazzi. E poi attuiamo dei processi, dei percorsi extracurricolari per i docenti, curricolari per gli alunni di potenziamento dell'L2. Naturalmente ci muoviamo anche sulla linea dello sviluppo della mentalità multietnica e di conseguenza abbiamo un referente per l'intercultura nella nostra scuola che è una docente di scuola materna che si occupa dell'accoglienza iniziale degli alunni, quindi materialmente porta i genitori in segreteria, gli fa compilare i modelli di iscrizione, quindi in un certo senso aiuta a compilare, a far capire come funziona la scuola, quindi si occupa proprio dell'iter burocratico di accoglienza. Poi insieme a noi docenti formate nelle due costituiamo una piccola commissione intercultura per poter inserire in modo efficace e produttivo il bambino nella classe. Solitamente il bambino straniero viene inserito nelle classi che corrispondono all'età anagrafica. È difficile che facciamo dei passaggi. Il mio bambino macedone che è in classe mia attualmente io insegno in una quarta.
a 13 anni, perché purtroppo questo bimbo non aveva nessuna esperienza scolastica, è arrivato a 8 anni in Italia, non conosceva una parola di italiano e non aveva avuto nessuna esperienza scolastica pregressa, per cui è stato inserito nella mia prima. E si è talmente legato ai compagni, è talmente ben integrato, direi talmente ben incluso, che non vuole lasciare. Noi avevamo pensato come commissione intercultura di poterlo aiutare ad andare avanti, a fare un saltino, ma lui non vuole farlo, vuole restare con le sue maestre e con i suoi compagni, anche se è grande, perché adesso lui vive le problematiche dell'adolescenza. Naturalmente come corpo docente, quindi non solo dobbiamo affrontare i bisogni anche non solo dei bambini stranieri, anche di altri tipi di disagi, quindi ci muoviamo sulla linea della formazione ma anche della riflessione. E come istituto comprensivo la riflessione la stiamo facendo molto, naturalmente utilizziamo la progettazione curricolare che viene modificata di anno in anno per vedere se riusciamo a, diciamo, a scegliere degli obiettivi che possono essere più rispondenti ai bisogni formativi che di volta in volta si vengono a presentare. Ma ovviamente diciamo che tutto si basa anche molto, data anche la scarsità delle risorse, sull'entusiasmo dei docenti, sulla loro preparazione, sulla loro formazione. Attualmente ho terminato la formazione sul DSA, mi sono formata in passato per insegnare italiano come L2 e quindi sto cercando di essere una risorsa per la mia scuola, per cui se qualche docente ha qualche problema si rivolge a me, oppure io cerco di scaricare delle informazioni che possono essere utili, dare consigli e quant'altro. Per quanto riguarda, diciamo, la nostra riflessione come docenti, abbiamo capito che tutto verte sulla metodologia, sulla modalità con la quale noi passiamo i contenuti di studio, perché è importante che ci siano questi contenuti, e quindi riflettiamo sul fatto che tutto sommato dobbiamo utilizzare una diciamo modalità meno trasmissiva, cioè riuscire a capire che per affrontare bisogni così variegati bisogna rinunciare alla lezione frontale quanto più spesso è possibile. Lo so che è una tradizione, però i bambini si perdono l'attenzione, cioè prediligere un rapporto interattivo con gli alunni, per cui utilizzare sia le tecniche della didattica metacognitiva, che aiuta anche gli alunni con eventuali disturbi specifici dell'apprendimento, per cercare di guidare il bambino a in qualche modo conoscere le proprie, il proprio modo di apprendere, magari non so, utilizzare più canali quando si presenta, soprattutto tutto in terza elementare cominciano i primi argomenti di studio, di storia, di geografia, quindi riuscire per gli alunni stranieri a semplificare il testo, utilizzare parole chiave, ma soprattutto a farsi aiutare da elementi paratestuali come anche immagini, titoli, anche utilizzare il sistema proprio che si usa per la lingua inglese, per insegnare la lingua inglese agli, diciamo, ai bambini, e quindi associare per ampliare il lessico, non so, la parola, immagine, farlo fin quando è possibile, soprattutto quando alcuni concetti devono essere comunque acquisiti. E di conseguenza quindi didattica metacognitiva e approccio, diciamo, un tipo di apprendimento cooperativo. Voi direte, ma come si fa? Cioè, sono tutte belle parole. Noi cerchiamo di istituire quando più è possibile nella classe di lavorare per piccoli gruppi, perché naturalmente è più efficace, cercando in effetti di costituire i gruppi non in modo spontaneo, ma cercando di creare condizioni di peer education, cioè di tutoring tra loro, fare che sia un bambino più bravo, più competente, diventi un po' mentore del bimbo, diciamo, che ha maggiori difficoltà. Sono dei tentativi, delle prove, addirittura c'è anche la disposizione dei banchi, cambiarla, perché tenere i bambini ostaggi delle file è come un po' irreggimentarli, è come se noi imbrigliassimo un po' la creatività dei bambini. Cambiare la posizione dei banchi, metterli a ferro di cavallo, anche in qualche modo a isola, anche diciamo, indica anche il passaggio da una disciplina all'altra, soprattutto adesso che c'è l'insegnante prevalente. Io attualmente faccio 22 ore frontali nella mia quarta, quindi insegno italiano, insegno matematica, storia, musica, motoria, e faccio un po' di tutto. Di conseguenza vedono sempre me per 6 ore, perché iniziamo alle 8:30, si finisce alle 14:45. Di conseguenza anche variare la disposizione dei banchi della classe può essere uno strumento per affrontare certe problematiche. Questa è la nostra esperienza, e volevo finire con leggendo un brevissimo, ci sono altri progetti che vengono fatti ma il tempo stringe. C'è la collega?
posso continuare. Praticamente per sviluppare l'altro fronte, quello dell'intercultura, noi ci muoviamo anche cercando di sviluppare una mentalità multiculturale attraverso dei progetti. L'irreferente dell'intercultura, che è una bravissima docente di scuola dell'infanzia, ha diciamo da anni, abbiamo vinto anche dei premi, lavorato con i bambini in un progetto che si chiama, diciamo, di affabulazione, cioè invenzione di fiabe, utilizzando diciamo le tecniche della fantasia guidata. E una delle fiabe premiate è proprio la, diciamo, la collana delle Trobriand, che è praticamente un testo, diciamo, ripercorrere il rito Kulala, diciamo, quindi un rito tradizionale dei bambini. Ha consentito ai bambini italiani e nello stesso tempo ai bambini appartenenti a queste etnie di conoscersi meglio. Quello che abbiamo scoperto, e concludo, praticamente è che i bambini sembrano inclusi in classe, poi ci siamo resi conto che al di fuori non sono affatto inclusi, non vengono invitati alle feste, non partecipano alla vita sociale. Allora si è pensato di agire sui genitori e quindi si sono organizzati dei progetti, progetto donne, incontriamoci a scuola, che hanno utilizzato, diciamo, con la scusa di poter creare una bancarella di beneficenza, ha messo insieme donne di etnia, diciamo di altra etnia, e le donne napoletane, e quindi praticamente insieme hanno lavorato per la creazione di piccoli oggetti, diciamo, da utilizzare per la beneficenza, e questo ha consentito loro nei momenti di relax di conoscersi, e quindi questo ha determinato una maggiore integrazione, perché quello che c'è all'interno della scuola deve essere poi riflesso anche sul territorio. Quello che volevo dire, che volevo concludere, è che in qualche modo a volte tutte queste sperimentare strategie diverse può far perdere tempo e quindi perdere di vista un po' la programmazione. Però noi quello che dobbiamo, è importante, è creare dei bambini che pensano e che soprattutto si rispettano, e creare quindi, diciamo, dei cittadini che in qualche modo non facciano più delle differenze. Leggo quindi questo brevissimo passaggio da questo index per l'inclusione, che è un documento che ho scaricato durante il corso del DSA, che è un documento che riguarda proprio questo tentativo di inclusione per gli alunni disabili, e ho ritenuto che fosse molto interessante finire in questo modo. Certamente attivare strategie diffuse di peer education richiede da parte dei dirigenti e dei docenti la capacità di delegare, di discutere e anche di avere pazienza di fronte a processi che in alcuni momenti possono apparire faticosi, in cui a volte sembra di arretrare anziché avanzare, mentre lo spettro del programma da completare aleggia ansiosamente nell'aria. Tuttavia è un rischio che vale la pena di correre, se pensiamo che imparare a pensare, a decidere insieme, ad accogliere il punto di vista degli altri, sia una dimensione irrinunciabile della nostra esperienza a scuola. Grazie.